io lavoro a Pontegre. Sono tante le testimonianze di vicinanza a Unicoop Firenze a seguito dell'incendio che ha colpito il centro Ponte a Greve. Istituzioni, associazioni, fornitori, media e tantissimi soci e clienti. Un'ondata di affetto che sta arrivando anche ai lavoratori del punto vendita e che sicuramente aiuta ad affrontare questi momenti difficili. La cooperativa ringrazia i lavoratori per l'ottimo lavoro di coordinamento delle operazioni di evacuazione di soci e clienti e i vigili del fuoco per l'intervento immediato e si sta adoperando per ridurre i disagi durante il periodo di chiusura della struttura. Nel dettaglio vengono estese le aperture domenicali dei punti vendita limitrofi. Aggiornamenti e informazioni all'indirizzo internet coopfirenze.it/iniziative-ponte-a-greve. Il COPFI dell'Isolotto in Viale Talenti ha subito fatto fronte a queste novità. Questi giorni, che sono dei giorni un po' di assestamento dopo la tragedia di giovedì, sono aumentati di circa il 30%. E quindi praticamente sono aumentate molto anche le vendite e quindi la movimentazione delle merci è aumentata, arriva più merci, e abbiamo 18 persone di colleghi di Ponte a Greve che sono stati ricollocati in questo punto vendita, mentre altri sono stati ricollocati negli altri punti vendita limitrofi, in modo sia da garantire il loro posto di lavoro che il maggiore fabbisogno di risorse che abbiamo in questo momento. È già attivo il servizio di navetta gratuito che collega il parcheggio di Ponte a Greve con il negozio di Lastrassigna e presto arriveranno nuove iniziative in favore di soci e clienti.